ci traghettiamo con tutto quello che abbiamo fatto di buono. Abbiamo fatto un'ora molto molto importante, il primo tempo, i primi 15 minuti del secondo tempo, da squadra importante che ha fatto la partita sul campo del Südtirol. Non abbiamo subito tiri in porta per un'ora, abbiamo preso un palo, abbiamo creato i presupposti per andare in vantaggio in un paio di situazioni e non siamo stati bravi. Dopo abbiamo avuto un quarto d'ora in cui abbiamo perso le distanze, ci siamo un po' allungati, un po' allargati, abbiamo concesso delle ripartenze, non abbiamo concesso campo, siamo stati bravi anche lì comunque a mantenere il nostro profilo. Poi dopo ci siamo ritrovati, negli ultimi 20 minuti ci siamo ritrovati e abbiamo avuto solo una decina di minuti, un quarto d'ora in cui abbiamo sofferto la loro fisicità, anche magari l'ingresso di Turchetta e Morosini. Siamo allungati, no, ci siamo aperti in mezzo al campo, eravamo troppo larghi, abbiamo concesso delle verticalizzazioni che prima non avevamo concesso e poi abbiamo fatto fatica ad accorciare proprio tra le linee. L'abbiamo fatto per un'ora, l'abbiamo fatto molto bene. Poi in quei 10 minuti abbiamo concesso la possibilità a loro di giocare facile. Detto questo, non abbiamo concesso palle davanti al portiere, abbiamo concesso dei cross, quindi è chiaro che però poi loro avevano una bella fisicità in area, con De Cenco, Morosini, questi qua, e ci hanno creato qualche difficoltà. Però non abbiamo mai rinunciato a ripartire, a comunque cercare di fare il nostro gioco. Tanto abbiamo avuto l'occasione al 93esimo, l'abbiamo avuta noi per andare a vincere la partita. Destina, tutti fisici quei giocatori, a parte gli esterni, alti che sono veloci, Petrella e l'altro di qua. Poi davanti fra Granoce, Beccaro, Maracchi, i quattro difensori dietro, insomma, una squadra, secondo me, fra le squadre non è un caso che è seconda e che è l'antagonista del Pordenone, quindi noi incontriamo una squadra fra le più forti del girone che punta alla Serie B, e quindi dobbiamo fare una prestazione maiuscola se vogliamo portare a casa il risultato utile, ecco, questo è il senso. Recentemente ricordo ancora Trestina, usciamo spesso con le ossa rotte, in casa qui è stata una pessima prestazione l'anno scorso, siamo andati là, abbiamo fatto benissimo, però nonostante un primo tempo dominato, mi viene da dire purtroppo siamo tornati a casa mani vuote, Ma sì, quasi poi, una bestia nera, tra sì, virgolette. forse potrebbe essere, mi verrebbe da dire che la forza delle grandi squadre, poi quella lì, che anche quando magari sul piano del gioco ti concedono qualcosa sul piano del gioco, poi alla prima opportunità trovano la zampata vincente. È anche vero che poi Granoce è un giocatore che ha fatto la B, quindi non mi stupisce questa cosa qua, quindi hanno dei giocatori che hanno calcato campi di categorie superiori, però ripeto, noi non è che non ci spaventiamo, anzi noi massimo rispetto per la squadra che sappiamo che ha degli obiettivi ben diversi dai nostri. Massimo rispetto, ma non abbiamo timore, noi vogliamo aggredirli, vogliamo cercare di fare la partita come abbiamo sempre fatto, e soprattutto metterli in difficoltà, creargli qualche malumore durante la partita e cercare di sfruttare quello che ci concederanno. Proviamo turnover, cercherò di mandare in campo i giocatori che sono più freschi. A distanza di 2 giorni ci può stare che qualcuno sia un po' più in questo momento, che ci possa dare qualcosa di più dal punto di vista della dinamicità. Noi dobbiamo sicuramente puntare su questo domani, puntare sulla corsa, fare una partita di quantità e di grande attenzione, quindi ci può stare che qualche cambio, ma non per demeriti, neanche è proprio per il fatto di avere qualcosa di fresco. Dietro un cambio o due saranno obbligati, in mezzo al campo magari anche lì andremo a valutare se mettere un altro giocatore fresco, così come davanti. Tornando un attimo alla partita, al primo tempo della partita dell'andata, quali
sono, eravamo entrati in campo con un altro modulo, ma quali sono le caratteristiche che vuoi che i ragazzi mettano in campo domani per riprendere quantomeno la prestazione, escludendo il risultato? No, ma noi siamo un'altra squadra, secondo me, nel senso che come attenzione, come profilo di gioco, come espressione di gioco, probabilmente siamo un'altra squadra. Mi viene da dire che forse prima eravamo, in quel momento eravamo molto sbarazzini, non avevamo forse neanche tanto preso coscienza delle nostre qualità e dei nostri pregi e dei nostri difetti. Adesso magari siamo più coscienti di quello che possiamo fare e conosciamo anche molto bene i nostri difetti, che purtroppo però, malgrado questo, a volte non riusciamo a eliminarli. Noi domani dobbiamo fare la partita perfetta, sappiamo che giochiamo contro una squadra, sulla carta dovrebbe essere proibitiva per noi questa partita, però abbiamo dimostrato in precedenza in altre partite che di proibitivo in questo campionato c'è poco e niente, e quindi dobbiamo essere bravi noi a fare le nostre cose, a portare avanti le nostre qualità e la nostra identità. Dobbiamo sempre cercare di mettere in campo quello che sappiamo fare meglio, che poi sono le cose che ci hanno permesso di arrivare fino a questo punto in una situazione di classifica pregevole. Quindi noi la vogliamo mantenere più a lungo possibile questa situazione e vogliamo cercare di mettere in difficoltà tutte le squadre che vengono qui al Benelli.